Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. I siciliani e gli italiani sono passati da prima l'Italia o forza Italia a forza Putin. La Russia doveva essere messa in ginocchio. Le sanzioni si stanno rivelando poco efficaci. Quando parliamo di relazioni non chiare, la nostra posizione è molto chiara. Tra partiti italiani e la Russia parliamo di costo del gas. Ci sono bollette che stanno triplicando. Bisogna intervenire adesso. L'Europa si stava occupando delle direttive su come si cucinano gli insetti. Cioè è una cosa da appena contare. E oggi noi non abbiamo energia in Europa. Venditori proprio di chiacchiere. La questione delle bollette che oggi scoprono tutti. Mettere un tetto al prezzo del gas. Dobbiamo ringraziare Conte che ha portato qui i soldi. Quei 9 miliardi servono per il caro bolletta. La sola Eni in 6 mesi ha conseguito un utile del più 670%. Potremmo essere chiamati a spalancare la porta della povertà. Inequivocabilmente. Siamo stimati per essere il primo partito alle prossime elezioni in Italia. La Meloni è già commissariata da Salvini e Berlusconi. Buongiorno, ben ritrovati all'Aria che tira estate. Ultimo giorno di agosto e per uno strano gioco del destino, proprio oggi arrivano al pettine alcuni nodi che se non verranno sciolti rischiano di rendere infuocato, incandescente l'autunno alle porte. Da questa mattina all'alba Mosca ha chiuso il rubinetto della più importante condotta di gas verso l'Europa, Nord Stream 1. Si tratta di uno stop temporaneo, assicurano da Gazprom, dovuto a ragioni di mera manutenzione, ma tanto è bastato per spingere finalmente l'Europa a correre ai ripari, nel timore del tutto che è infondato che si tratti di un solo assaggio rispetto ad un blocco del metano in pieno inverno. Ma oggi è anche l'ultimo giorno utile offerto alle imprese dell'energia per il ravvedimento operoso sulla tassa degli extra profitti. Finora i colossi del gas o non hanno pagato oppure si sono rivolti al TAR giudicando la tassa voluta da Mario Draghi una stangata illegittima. Un paese in cui migliaia di aziende stanno fermando la produzione per l'esplosione dei prezzi delle bollette ha bisogno come il pane di risorse finanziarie per far fronte a questa nuova emergenza chiamata inflazione. E del resto questo chiedono anche tutti i partiti che sono impegnati in questi giorni in una battaglia senza esclusione di colpi nella campagna elettorale, ma chiedono al governo di Mario Draghi di fare il possibile, ma anche l'impossibile e soprattutto di farlo presto. E allora noi ci domandiamo perché i partiti e i loro leader non si preparano alla riapertura del Parlamento la prossima settimana per presentare nel primo giorno utile un piano straordinario da votare all'unanimità e da sottoporre all'attenzione del governo. Sicuramente sarebbe un modo per dimostrare che gli appelli alla responsabilità di cui si hanno dato prova in questi giorni non sono solo un'arma di propaganda, ma un impegno reale e concreto assunto davanti al Paese. Da questo parliamo oggi e lo facciamo con